Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Per riciclare i proventi del traffico internazionale di droga, l'Andrangheta ricorreva anche al sistema delle vincite al Superenalotto. I carabinieri del ROS hanno confiscato 5,6 milioni di euro a Nicola Lucari, tenuto esponente della Cosca Mancuso, nella cui ricevitoria di Locri vi è stata una supervincita acquistata dalla malavita calabrese, che si faceva poi accreditare le somme dalla Sisal di Milano su conti correnti aperti appositamente. Sarà suddivisa in diversi tronconi l'inchiesta della Procura di Catanzaro, che punta a verificare il presunto pagamento di una tangente di 2.400.000 euro per le linee guida della Regione per la costruzione di parchi eolici in provincia di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia. Negli anni sono stati acquisiti moltissimi documenti relativi ai vari parchi eolici, raccolti in 126 faldoni che occupano un'intera stanza della Procura. Un incidente sul lavoro è avvenuto ieri sull'autostrada 3 nel cantiere della nuova galleria Timpa delle Vigne, all'altezza di Falerna. Del materiale si è staccato dal fronte e ha colpito ad una gamba uno degli operai. È andata decisamente peggio ad un altro minatore, Pietro Mirabelli, originario di Pagliarelle, frazione di Petilapoli Castro, nel Crotonese, che in Svizzera è morto in un incidente sul lavoro in analoghe circostanze. Il piano di rientro del deficit sanitario è il migliore possibile perché posizionato sui fabbisogni dei cittadini. A sostenerlo è il direttore del Dipartimento regionale alla tutela della salute, Andrea Guerzoni, che ad ore lascerà l'incarico che ha retto per 2 anni. Il piano ha caratteristiche tali, ha aggiunto Guerzoni, che lo portano ad andare tecnicamente oltre gli ambiti della regione. La Calabria adesso è una regione normale e inizia la fase in cui il piano va applicato e gestito con intelligenza e umiltà. Il ministro dell'Interno Maroni ha ricevuto al Viminale il presidente dell'UDC Casini, accompagnato da una delegazione di esponenti del partito in Calabria, tra cui i deputati Roberto Occhiuto e Mario Tassone, e il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Tallarico. È stato proposto un progetto per la Calabria che è stato ben accolto dal ministro Maroni. Quest'ultimo, insieme al guardasigilli Alfano, domani sarà a Isola Caporizzuto per la giornata promossa dall'Agenzia per i beni confiscati alla mafia. Si è tenuta nella sala del Consiglio Provinciale di Catanzaro la conferenza per il dimensionamento scolastico. Il tavolo istituzionale è stato presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale Vandaferro ed ha visto la presenza dell'assessore regionale Mario Caligiuri. Dall'incontro è emersa la necessità di intervenire sul dimensionamento scolastico, facendo conciliare la razionalizzazione della spesa con l'aumento della qualità formativa. Dopo 3 anni di servizio a Catanzaro, il colonnello Claudio D'Angelo ha lasciato il comando provinciale dei Carabinieri. A prendere il suo posto il colonnello Salvatore Sgroi, proveniente da Palermo. D'Angelo è stato destinato al 23° reggimento a Gorizia. Nel salutare, durante l'incontro con i giornalisti nel comando provinciale di Villa Trieste, il colonnello ha detto di portare con sé il grande affetto e il calore della gente calabrese. Si è difeso dalle accuse ed ha contrattaccato il responsabile regionale della Federazione Italiana Nuoto, Daniele Paonessa, che ha tenuto ieri una conferenza stampa sulle polemiche scaturite dalla gestione della piscina dell'Istituto Pertini di Crotone. Ha detto poi che la documentazione per l'agibilità, che prima non si trovava, è ok e che è stato pienamente rispettato l'accordo con la provincia per la gestione dell'impianto, che a fine anno ha comportato per il consorzio di gestione una perdita di oltre 20.000 euro. Cambia il programma della Notte Piccante 2010 di Catanzaro, causa un incidente di uno dei componenti del gruppo musicale dei Modà, la cui esibizione era prevista per sabato 25 settembre, non saranno presenti alla manifestazione. Nonostante il rammarico per l'imprevisto, l'assessorato al turismo del comune, guidato da Roberto Tallarico, informa i numerosi utenti che al posto dei Modà ci sarà Pier Davide Carone, finalista dell'ultima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.